di Natale, non serve che sia Natale, un pezzo fantastico dei Pooh del 1994. Ed ecco allora il nostro amico, il mio amico Roby Facchinetti. Buongiorno Roby, ciao. Buongiorno a te, ciao Fabio. Come stai intanto? Che bella giornata per così abbiamo scelta giusta, no? È vero. Di Natale, questo nostro incontro, questa nostra chiacchierata mi piace veramente tanto. Mi ci voleva con te per il rapporto speciale, tu hai detto il mio amico, ma siamo veramente amici. Ma non, no, come si fa purtroppo spesso, no? Come dicevo, amico mio, cioè, tu sei amico anche sui fatti, tu lo hai anche dimostrato, lo stai dimostrando sempre, e allora io chiamo le persone come te dei veri amici, quelli che non sanno tradire, quello che comunque sono sempre accanto. Io ti ho chiamato l'altro giorno, mi ha fatto una bella chiacchierata. Sì. Ho detto va bene, sì, dai, facciamo questo incontro. Sai quando lo facciamo? Il 24. Sì. E mi è piaciuto tantissimo. E te lo voglio ripetere. Grazie, Roby. Okay. Ma io, tra l'altro, guarda, devi sapere questo, che purtroppo siamo stati tutti, chiaramente tu più di me, ma non è una gara, ovviamente, toccati da questa andata via di Stefano D'Orazio, che ci ha lasciato un vuoto incolmabile, enorme, no? Qui in radio non c'era un Natale, ma non c'era un Natale, veramente, dove a 10 giorni prima della vigilia arrivava la telefonata o di Varis o di Stefano. Se era Varis mi diceva: sai, Stefano vorrebbe venire a fare gli auguri a te e agli ascoltatori. Oppure mi chiamava lui direttamente: voilà, che c'è, facciamo cura, anche quest'anno ci vediamo. E questa volta devo dire, in questo Natale mi manca tantissimo, credo fondamentalmente che manchi tanto anche a te. Allora volevo partire da questa, e non serve che sia Natale, che è una canzone bellissima secondo me, vostra, da musica dentro, era un disco bello, e questa è una di quelle canzoni che poi forzatamente si sentono sempre un po' di più a Natale, ma è una canzone che andrebbe sentita tutto l'anno. Com'è sì, nata questa? Dice, non serve che sia Natale, sì, per avere, no, quella sensazione, quelle cose, di fare soprattutto quelle cose legate alla solidarietà e legate alle persone meno fortunate di noi. Allora, questo testo, io mi ricordo quando si sentiva ascoltare la musica, sì, sì, che è un brano molto ampio, che ha più una suite, quasi una suite musicale. E lui mi disse: ma io che cosa parlo di questo? Ma guarda, sinceramente no, so neanche io, perché è un brano che potrebbe, no, si potrebbe parlare di qualsiasi cosa. E poi, devo dire che lui ha fatto questo brano, che sì, questo testo che è dedicato, insomma, legato a Natale, cioè alla solidarietà, e dice appunto quello: non serve che sia Natale per capire, no, per avere quella coscienza, no, che ti fa in qualche modo, no, pensare, come dicevo prima, alle persone che sono meno fortunate di noi. E questo io, perché lui ha fatto diversi di questi brani, ha fatto un piccolo aiuto, e poi parleremo dopo di Invisibili, cioè sì, il pensiero di un autore come Stefano, che comunque va oltre a quello che può essere, no, il brano tradizionale con i testi pur bellissimi, ma che hanno veramente una sfaccettatura diversa, che io chiamerei molto, come dire, molto, molto aperta al mondo, a quello che succede anche al di là di noi, al di là di casa nostra, no? E sono atti, dal mio punto di vista, di grande generosità. Perché uno che pensa di fare un testo così è comunque un uomo generoso, uno che fa, c'è bisogno di un piccolo aiuto, un altro testo straordinario, generoso,
di Stefano ha in sé questa forza, ed è assomiglia a quello che Stefano ha sempre rappresentato per noi, certo, all'uomo che era. Sì. Perché era un uomo di grandissima generosità. Mi fa effetto però sensato. Così è un uomo, quell'uomo che era, mi fa effetto ancora, non Lo so, ma so più di me. Sì. L'altro giorno che era accaduta una cosa bellissima, perché tu lo sai che in questi anni noi non ci siamo mollati un giorno, anzi abbiamo veramente fatto tantissime cose importanti, innanzitutto abbiamo completato l'opera Passiva, perché erano da anni che io da sempre, che nel mio cuoricino avevo questo grande desiderio. Ma adesso ne parliamo. Di diventare un'opera vera e propria. Abbiamo cominciato con Valerio, ha fatto due o tre cose, e poi purtroppo se n'è andato, e dopo il 2016 Stefano, perché non riprendiamo in mano questa roba? Infatti abbiamo lavorato due anni e mezzo, sì, e oltre due anni e mezzo è nato questa opera che io ormai da un po' che sto lavorando per portarlo sul palcoscenico, questo nostro Parsifal, perché io l'ho promesso, e questa sarà la mia missione, che non mollerò fino a quando lo vedrò realizzato veramente, dato che ci sono veramente delle serie possibilità, perché c'è tanta gente che crede in questo progetto. Sì. E questa è una cosa. Poi per dirti che non ci siamo mai mollati, poi è nato Rinascerai, poi sono nati altri quattro inediti, tre dei quali il testing è sempre stato Stefano, non ci siamo veramente mai mollati. Per cui, come dicevi tu all'inizio, no? Questa mancanza enorme, dentro, fuori, stavo dicendo che l'altro giorno che era accaduta una bella cosa, che riguarda appunto Parsifal, istintivamente ho preso il telefono, perché io lo devo dire a Stefano, cioè questo che c'erano degli automatismi, e ho ancora, e non riesco a veramente a togliermeli. Poi la presenza di Stefano è continua, ed è presente in tutte le cose che faccio. Certo, quello che mi fa più male, no, lo diciamo, l'abbiamo già detto, sono le modalità, come se n'è andato, e questo veramente è una cosa che non riesco questo dolore che si unisce al dolore, anche il come, perché prima o poi è chiaro, no, che dobbiamo pure andare, no? Però così no, così è inaccettabile in questo modo per chiunque. Stefano, per com'era, poi per quello che ha fatto, certamente, nella nostra vita, per quello che ci ha lasciato, per quello che ci ha insegnato, no? Per tutta una serie di cose che potrei andare avanti per due settimane. Ma sai, Roby, io devo dirti che lui, appunto, anche qui in radio era veramente eccezionale. Aveva proprio la voglia di partecipare, di fare gli auguri, diceva venga a fare gli auguri agli ascoltatori, no? Uno pensa, dice, ma vabbè, ma quello è Stefano D'Orazio, comunque una storia, ma alla fine, no, tante volte uno pensa ai personaggi, no, con vabbè, ma forse, e invece lui proprio, ma telefonava e voleva farlo. Senti, abbiamo parlato di canzoni anche natalizie, un po' dei Pooh, una forse un po' più leggera, come vuoi, insomma, è dell'86, ne voglio ascoltare un frammento con te, è Forse Natale, questa qui. Forse Natale. Questa te la ricordi, Roby? Molto, bellissimo brano, bellissimo, sì, brano. E poi ha questo sapore, questo è il testo di Valerio, sì, che ha il sapore qui, anche questo brano è famoso, quello che noi chiamiamo sempre matrimonio magico, no, fra testo e musica. Questa è una cosa, una magia che io non ho mai capito, Fabio, perché sai quante volte è accaduto di leggere dei testi, no, fatti su delle musiche straordinarie, letti della musica straordinaria ascoltata, no? Poi li metti insieme e non funzionano. E questa è una cosa incomprensibile. E la magia bella sta proprio nel fatto che ogni
canzone ha il proprio testo o viceversa. E ecco, questo è un ulteriore esempio, musica e testo che vanno veramente a braccetto, che sono perfetti. Io, se tu mi dici, riesci a immaginare, io faccio questo lavoro, riesci a immaginare un altro testo su questa musica? No. Non saprei veramente a dove cominciare, no? O viceversa. E questa è una delle tante magie che non si possono spiegare. E forse è bello anche per questo, perché la musica è magia, no? È questa energia, non è nulla di più, l'energia, l'energia che ti prende, che va dove vuole lei, che va a toccare quello che vuole lei, che ti emoziona, ti fa sognare, ti porta lontano, è questo, ed è tutto estremamente spiegabile. Senti, Roby, non riesco a spiegarlo, ma è così. No, ma è chiarissimo, ma è proprio in base a questa cosa che stavi dicendo, no? Che a volte poi le musiche non coincidono con le canzoni o viceversa e quant'altro, ma tanto ormai i Pooh hanno finito la loro storia, quindi casomai possiamo anche svelare. Ma è vero che quando avete pensato ad Opera Seconda volevate fare un lavoro dove più canzoni nella stessa canzone, più canzoni vostre si intrecciavano in una stessa canzone? No. Questo è assolutamente no. Non è vero? No, anche perché avremmo fatto, io non so come è nata questa cosa che mi hai appena detto, avremmo fatto un pasticcio, cioè, e una delle cose che diciamo l'arrangiatore, l'artista, il musicista deve stare molto molto attento quando va a toccare l'anima dei brani, soprattutto che andiamo a toccare i successi, certo, che nell'orecchio, nel DNA delle persone, e addirittura si innamorano, ma anche del suono, che può essere fatto 30-40 anni fa, che può essere discutibile, perché no, il suono che si poteva realizzare, no? A parte che a me piace molto, perché ha comunque un fascino ed è comunque bello, però ammesso che non lo fosse, sai quanti successi discograficamente incredibili incisi in quegli anni con un suono indiscutibile, che è diventato poi la caratteristica del brano, no? Chiaro. Se io devo analizzare il suono è brutto, però è il suo bello, è il suo, no? Bello tempo. E tu hai questa cosa, se vai a toccare lì rischi di fare veramente dei danni al brano, ed è una delle cose più pericolose da fare. Da quello fare. Che hai detto tu prima sarebbe stato quello che abbiamo fatto in opera prima, abbiamo solo creato delle introduzioni diverse rispetto all'originale. Chiaramente c'è stato l'aggiunto poi dell'orchestra che ha così caratterizzato quella abbellendo, no? Aggiungendo, abbellendo all'originale un qualcosa di più, come se avessimo messo semplicemente una bellissima cornice a un quadro, bello, ecco, quello per te. Quella è stata una bellissima operazione. Ma infatti io amo, poi a parte il fatto che quell'album lì era atteso dal nostro pubblico da tantissimi anni, poi è nato di conseguenza una delle più belle tournée teatrali dei Pooh, che eravamo partite per farne 20 o 30 concerti o rappresentazioni, poi alla fine ne abbiamo fatte oltre 100. Era bellissimo, veramente, veramente molto molto bello, devo dire. Ci sono un po' di messaggi, per esempio questo: ciao Fabio, sono Giuseppe, assistente dei camerini nei tour dei Pooh e di Roby da solista, volevo mandare un caro saluto con questo messaggio a Roby per un sereno Natale. Va bene Giuseppe, ho capito, ma certo, ciao Giuseppe. Lui è un altro uomo, ragazzo di una carineria, di una generosità fantastica, che lui mi portava, sapeva più o meno, non nel mio tour chiaramente, ma anche quello dei Pooh, no? Le proprie le cose che più o meno ci piacevano o no, e lui ce le faceva trovare puntualmente anche fuori stagione, capito? Tipo, io amo i gatti,
sì, che mi piacciono da morire, e lui a Ferragosto riusciva a trovare faceva anche delle cose che erano quasi impossibili. Questo per dire, persone che ci vogliono bene e vogliono in qualche modo essere utili e hanno in sé queste carinerie che sono veramente fantastiche, soprattutto quando sei in tournée, no? Sentirsi coccolati è sempre una buona cosa. Robby, hai chiamato involontariamente una canzone, questa stagione, Robby, canzone che avete cantato poco, ma qualche volta dal vivo è arrivata. Ma certo, vabbè, la tournée legata poi all'album, sì, l'abbiamo fatto per tanti tour, a 2-3 minimo. Poi sono qui anche dal vivo funzionano, poi creano veramente uno spirito bello, coinvolgente, e che funzionava molto bene. Allora Robby, abbiamo auguri anche da che ti arrivano da vicino Bergamo. Quanto vi amo ragazzi, che bella cosa state facendo, grazie Robby, sempre nei nostri cuori. Poi ciao Robby, auguri. Massimo fa gli auguri anche a te, sono cresciuto con i Pooh. Robby sei immenso. E poi Simona scrive: grazie Robby, io ti ascolto, buon Natale. Ce ne sono un'infinità. Grazie, guarda. Buon Natale anche voi. Poi auguri a voi due uomini. Guarda Robby, senti qua che ci dicono. Auguri a voi due uomini fantastici e due baci anche al cielo per Stefano e Valerio. Grazie. Questa è Cinzia. Grazie. Va bene. Senti, una cosa invece. Vabbè, chiaramente passato, i Pooh sono sempre presenti, è normale. Ti volevo chiedere, tra un po' facciamo un altro, come dire, ci avviciniamo a un anno in più dall'ultimo concerto che è arrivato il 30 appunto dicembre del 2016. Se ti dovessi chiedere, no, mentre eri sul palco, pensando a quel concerto, c'è una ultima fotografia che tu hai nei tuoi occhi di quell'ultimo concerto? Ma ce ne sono diverse. Beh, quella, la fotografia che ho dell'ultimissimo concerto, la commozione del pubblico. Poi chiaro, poi io sono non è che sono mio, poi vedo molto bene da vicino e tutto il pubblico davanti, no, commosso, che piangeva, e questo devo dire che era una doppia sofferenza per chi stava sul palco. E veramente questa è una fotografia che quando anche pronuncio 30 dicembre 2016 io mi appare quella fotografia, ed è molto forte ancora dentro di me questa, perché è una sofferenza reciproca, no? Che ci si scambiava, perché chiaramente poi legato alla musica è chiaro che ha aiutato a non commuoversi, e soprattutto quando si facevano certi brani. Poi tu lo sai, caro Fabio, noi abbiamo sempre avuto un pubblico speciale, un pubblico che nel tempo sono diventati, sì, sono nati come fans, ma poi parecchi, molti di loro sono diventati anche amici, è nato un rapporto, sono nati dei figli che abbiamo conosciuto, abbiamo anche, no, si sono create degli innamoramenti, addirittura durante i nostri concerti. E questo pubblico è un pubblico, infatti me lo diceva un tuo collega giorni fa, ma voi avete un pubblico che io non ho mai riscontrato in nessun altro artista. Ed è vero, un pubblico speciale, molto molto speciale, a questo amore che è nostro, per la nostra storia, per la nostra musica, che ho addirittura una sensazione, questo ultimamente, che sto vivendo
i Pooh non più da dentro, da fuori, e ho veramente la sensazione, anzi più che la sensazione, che ora ci sia si è creato un interesse attorno a noi, un affetto attorno alla nostra storia e alla nostra musica, sotto certi aspetti molto più forte rispetto a prima. Ma guarda, te lo dico perché lo vedo, no? Lo vedo da quello che gli scrivono, che vedo, insomma, senza parlare di quello che è accaduto dopo che Stefano se n'è andato, quello che è accaduto, un abbraccio infinito da parte loro, ma un amore che hanno fatto di tutto perché arrivasse, no, in tutti i modi, questo affetto, questo amore. E l'altro giorno, ti ripeto, ma voi avete un pubblico che io, un tuo collega che poi insomma conosce tutti e ha intervistato tutti e sa, no? E ci ha messo in curiosità, no. Chi sarà questo collega? Dicono che si può dire, non si può dire il nome, ma il cognome sì. No. Ce lo dirò. Va bene. Ed è vero, cioè questo che quello che ha detto è vero, perché anch'io ho questa sensazione. Chiedo anche di più, che ora abbiamo fatto questa operazione con la Mondadori, che è durata 8 mesi, e abbiamo rivisto, no? E rivissuto tutta la nostra storia attraverso gli album, attraverso i brani, come sono nati, no? In qualche modo ognuno di noi ha dovuto fare mente locale e ricordarsi, no? A parte che perché in effetti ogni brano, dietro ogni brano, ha comunque una storia. Ci sono anche delle storie belle, interessanti, che in questa operazione, chiamiamola, abbiamo ricostruito un po' tutto, una parte poi, perché tutto è veramente impossibile, però questo ha dato la possibilità di vivere la nostra storia dal di fuori e concretamente vedere e capire cosa abbiamo combinato. E ti assicuro che mi sono meravigliato, insomma, non è possibile che noi abbiamo fatto tutto questo, ma come è successo? Perché in effetti noi da dentro, poi tu lo sai che non abbiamo mai mollato neanche un giorno, per cui la consapevolezza di quello che accadeva, i primi Crossindica, i 70-80 milioni di album venduti, il successo, sì, le tournée, no, tutto così, per carità. Ne avevamo la sensazione, ma la profonda consapevolezza realmente di quello che noi abbiamo fatto, di quello che abbiamo, di quello che eravamo, no? Quando mi dicevano no, perché voi, cioè, alcune cose io ho sempre vissute, ok, sì, è chiaro, il fan, no, se è un fan, allora dice la parola stessa, è chiaro che, no, tende a enfatizzare, a fare un complimento in più piuttosto che una. Ma io adesso ti dico che questi complimenti ce li siamo meritati tutti. Ma assolutamente sì. Ma guarda, vedessi qui i messaggi che stanno arrivando, intanto c'è questo, perché voi tra l'altro nella lunghissima carriera avete suonato anche ovunque, questo va anche detto. Per esempio Silvano D'Anzio scrive: siete stati la colonna sonora della mia gioventù, ho visto tantissimi concerti, ma il primo, ti dice, non so se te lo ricordi, era ad Anzio in un cinema, quindi anche al cinema di Anzio avete suonato. Sicuro, sicuro. Negli anni 70, e lì, credo, per non sbagliarmi, fu la prima tournée in teatro negli anni 70, nel 74-75, quando non si parlava di tournée teatrali, sì, potevi fare un concerto in un teatro, 2, 3, 5. Ma noi siamo stati tipo un anno e mezzo in tour, e lì che poi abbiamo conosciuto, attraverso questo tour magico, che abbiamo scoperto il teatro, abbiamo scoperto poi tantissimi teatri anche nei paesini, credimi, in Sicilia. Facevamo il sabato pomeriggio
e la domenica pomeriggio. La pomeridiana, insomma, certo. Tutte le sere, sì. Che adesso mi sto chiedendo come facevamo, non lo so, però abbiamo fatto e abbiamo anche suonato per, tipo, per 8 persone, per 10 persone, che all'epoca, però anche questa è stata la nostra forza. No? Perché, assolutamente. Tu lo sai quanto no, abbiamo comunque sempre rispettato il pubblico, che ti diceva no, quelle 12 persone, 8 persone, comunque hanno pagato per sentirci, per vederci e sentirci. Guido invece Guido invece mi ricorda sempre di un concerto che lui ha visto, Guido Tognetti, in quel di Novara, sempre a metà anni 70, dove voi tutti vestiti di bianco dovevate fare questo concerto e lo avete fatto, nonostante a un certo punto sia andata via la corrente del palco e avete fatto il concerto nel Palasport con le luci del Palasport accese. Assolutamente, mi ricordo benissimo che andava e saltò l'impianto luci, ma dico per tre quarti di concerto lo facemmo con le luci del Palazzo dello Sport. Sì. E come sempre, no, quando accadono queste cose che tiri fuori anche la forza, le energie che non conosci, che hai idee che sono nascoste, ti assicuro che fu uno dei concerti più belli, sì, che facemmo all'epoca nei Palazzi dello Sport, perché quando accadono queste cose o ti perdi oppure stravinci fuori quelle energie, che io dico sempre che le nostre energie nascoste sono molto 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 più forti delle nostre energie che conosciamo. Assolutamente. Ecco perché no, si dice cavoli, bisogna reagire e tirar fuori anche quelle nostre energie che abbiamo, che sono nascoste, tanto solo di tirarle fuori, e quelle sono molto potenti. Assolutamente. Fanno fare delle cose che tu non avresti mai fatto e riescono grazie a loro a realizzare magari anche degli obiettivi o dei sogni che sembravano impossibili. Difatti, guarda, io adesso una parentesi, poi lo chiudo subito. Io sento ora, perché per quello che è accaduto, poi vabbè, quest'anno la mia città c'è dolore da ogni parte. Poi vabbè, ripeto, Stefano veramente è una cosa devastante, però tutto questo io ogni giorno sto cercando di reagire e di guardare avanti e di sempre di più tiro fuori con le energie lì, perché non abbiamo un'altra soluzione, non c'è. Anzi, ti chiedo, c'è un'altra soluzione? No, non c'è. Non c'è. Devo andare avanti meglio di prima, perché noi dobbiamo anche almeno cercare di perdere le cose che abbiamo perso, magari parti di queste cose, questo lo dico anche nel tuo lavoro, di lavorare non di muscoli, no, o di sudore, ma lavorare con la testa, no? Magari di fantasia, e cercare di tirar fuori dai cilindri delle idee che ti permettono, con l'energia giusta, ti permettono di recuperare in parte quello che abbiamo perso. Anche questo è perché non abbiamo un'altra soluzione, guai se non fosse così. Noi vabbè, insomma, abbiamo dimostrato nei momenti difficili, no? La nostra Italia, con le nostre capacità, che anzi siamo sempre le risorse. E allora rinascerai non deve essere solo una semplice frase bellissima, straordinaria, no? Che racchiude il sei tanto. Deve essere anche molto molto di più di una frase, dobbiamo metterla veramente in pratica. Con quella chiuderemo il nostro collegamento, ma adesso invece c'è un altro brano, però in questo caso nuovo, è il nuovo singolo dal tuo disco. Certo. Ed è un pezzo molto bello, lo ascoltiamo, tu rimani lì, casomai per la prima volta ascolti una tua canzone al telefono, cioè sono le novità della tecnologia. Si intitola Invisibili e poi ne parliamo. Stai lì, Roby, meraviglioso questo. Beh, insomma, un brano che mi tocca. Mi tocca per tanti motivi, tantissimo, perché ho avuto difficoltà
veramente cantarlo, soprattutto certe frasi. E poi qui c'è soprattutto una frase che trovo premonitrice, quando dice verso la fine, lei dice a lui: con chi mi arrabbierò se resto sola? Giura che te ne andrai dopo di me. Queste mi spezzano in due. Eh sì. Perché trovo, no, ora, e questo l'ha scritto lui. È scritto ora, Stefano. Adesso sono queste frasi, questa frase qui è pesantissima da leggere, da cantare, da ascoltare. Certo. Credimi, veramente molto pesante. E questo, come dicevo all'inizio della, questo è un altro, questo è l'ultimo testo che ha fatto Stefano. Mi è anche difficile parlare di questa cosa. Più o meno sai a quando risale, cioè a quando insomma lui, quando l'ha scritta, l'ultimo sì, ma insomma in un tempo recentissimo oppure? Beh certo, questo è stato inciso per tre mesi prima che se ne andasse. Credo, sì, luglio, agosto, più o meno, insomma l'ultima cosa che lui ha fatto, poi è stato cantato, inciso, missato e a ottobre è uscito, insomma, per cui non parliamo di un anno fa, parliamo di due o tre mesi. Certo, prima adesso dell'uscita, ecco, è ora. E questa è veramente una frase, ma devo dire che anche il rinascerò, rinascerai sono un paio di frasi, una pesantissima, chiaramente ora ha un peso diverso, siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi, e questo per lui l'ha scritta, però non ce l'ha fatta. Sì. E quando dice: quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle. Io amo molto pensare, perché io credo perché dobbiamo credere in qualcosa, e ho sempre creduto, ho sempre pensato, come si dice, che questa non è casa nostra, questa vita nostra umana, e casa nostra è nell'altra dimensione. E allora immagino Stefano che le famose stelle di cui parlava, no? Quando tutto sarà finito torneremo a rivedere le stelle. Beh, adesso lo sto immaginando veramente, no? In mezzo alle stelle, e le stelle ora le sta veramente vedendo tutte. Robby, è bellissimo, sì, è bellissimo questo tuo pensiero e questo tuo essere emozionato, ma d'altronde è una vita con lui, è una vita dove, vabbè, noi che vi abbiamo seguito, vi abbiamo visti sul palco, vi abbiamo inseguiti fuori dal palco all'epoca quando non c'erano i cellulari per fare i selfie, ma c'erano i pezzettini di carta per chiedervi un autografo, uno scarabocchio al volo, e sono stati tempi bellissimi, e quindi il pubblico vita, e tu Stefano l'abbiamo vissuto vita. A pieno, tanta vita. Sì. Poi soprattutto ha dato tanto ai tu, ha dato tanto agli amici, ha lasciato veramente molto. Poi, come dico sempre, io la nostra avventura, più che musicale, certo, insomma è importante, per carità, si vede, no? È lì, si ascolta, si tocca, però la nostra avventura, quella che non si vede meno, che è quella umana, che sotto certi aspetti ritengo che sia ancora più importante, perché ha permesso a ognuno di noi di crescere, diventare più uomini, di cercare, se non altro. E credimi, perché condividere un'avventura di questi 50 anni, poi io li ho fatti tutti, sì. Ne so qualcosa, certo. Però l'aspetto umano non sottovalutiamolo, perché è altrettanto importante, se non più importante rispetto a quello musicale, perché se non ci fosse stato quello, adesso dico, e sono convinto di quello che dico, se non ci fosse stato quello non poteva assolutamente esistere nient'altro, perché come dire, è come dire
no, se si sta bene, cioè se possiamo permetterci tutto, no? Ma se abbiamo capito anche adesso, no, la salute quanto è importante, ma se non hai la salute, tutto il resto non c'è, non ci può essere. E se non ci fosse stato l'aspetto umano fra di noi, importante, comunque il rispetto, le discussioni, perché infinite discussioni, però siamo sempre rispettati e c'è sempre stato comunque, no, alla base questo aspetto profondo umano, uno per tutti, tutti per uno, e la forza di fare dei passi indietro, no, per dare spazio anche agli altri a turno, no, tutta una serie di alchimie spettacolari veramente, che possono sembrare impossibili ora, anche solo a pensarle, e noi ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravissimi, non bravi, bravissimi. Io e questa è una cosa che rimane e rimarrà. Se io sono così, lo devo alla storia con i Pooh, e la stessa cosa credo proprio che sia anche per gli altri. Robby, due cose ti devo dire. Allora, una, visto che ogni tanto escono delle iniziative anche legate ai Pooh, no? Con i CD, adesso ce n'è uno, le canzoni della nostra vita e tutto, te la lancio lì, però sarebbe bellissimo se appunto in queste varie iniziative future potesse uscire anche un CD doppio con le vostre canzoni nascoste, perché lì c'è l'essenza dei Pooh, perché attraverso quelle canzoni lì sono nati amori, amicizie, e io per esempio ne ho tante di amicizie che sono nate attraverso le vostre canzoni, soprattutto quelle nascoste, quelle che non conoscono tutti quanti, che sono forse la parte addirittura, perdonami se te lo dico, quasi più bella dei Pooh, perché ci sono dei capolavori veramente alti. C'è stata un'iniziativa bellissima di un tuo amico che poi grazie ai Pooh è diventato un mio amico, e che è la voce ufficiale della radio, e che su RTR 99 fa una rubrica canzoni in musica, cioè si prendono dei frammenti di testo, vengono recitate e poi si ascolta un frammento di canzone. Adesso questo lo facciamo anche su RTR 99, canale Pooh, con le canzoni dei Pooh. Lui, sai, con Christian, no? Ed è qua Christian al telefono con me e con te. Christian, buongiorno. Lo senti? Ciao. No, buongiorno, no. Mi sono già arrivati gli auguri del maestro e prometto che alla fine di questa telefonata risponderò. Alla fine di questa telefonata risponderò. No, no, mi stai rispondendo adesso perché questa è una bellissima sorpresa. Io spero sorpresa. Veramente di far parte di quel gruppo che diceva Robby, dei fan che sono diventati amici, perché io ho cominciato a seguire i Pooh, ma a seguirli veramente, cioè io ero quello che faceva le file fuori da Disco Laser, si chiamava questo negozio di Chieti dove andavo a comprare i dischi, e facevo la fila la mattina e quello ci mandava a casa dicendo guardate che il furgone arriva oggi pomeriggio, capito? E poi tornavamo perché dovevamo essere i primi ad avere quel vinile che ascoltavamo senza commentarlo per due giorni, ok? E perché lo facevamo? Perché come dicevi tu, Fabio, ci sono dei brani straordinari che magari non erano subito orecchiabili, no? Quindi avevano bisogno di più ascolti per entrarti dentro, e sono quei brani che io non ho mai dimenticato e che ho messo poi in quel lavoro dedicato a Valerio, cioè brani che non si sentivano più uno per tutti, e poi il maestro ha cominciato a ricantare sempre, e ali per guardare, occhi per volare, per esempio. Fabio, Cristian, quello che ha detto è sacrosanto, perché figurati, ma ce l'ha e me l'ha raccontato un po' di volte, poi ci sono anche delle fotografie che testimoniano, no, quei momenti e quel periodo. E Christian, mi ricordo sempre quando, perché lui fece, tra l'altro, prima abbiamo parlato del tournée, della famosa tournée teatrale Opera Seconda, dove la voce di Christian aveva fatto l'introduzione a opera prima, no? E l'introduzione proprio del
del concerto, cioè partivo con la sua, con il suo, questo monologo bellissimo, e da lì poi è nato il fatto di poter poter fare un due CD, no? Abbiamo realizzato dedicato, sì, ai testi di Valerio, di Stefano, e venne a farcelo ascoltare per la prima volta in un albergo di Lanciano. No, che tra l'altro io, caro Christian, quest'estate sono tornato in quell'albergo lì. Sono tornato e ho rimembrato tutto. questo incontro per farci sentire per la prima volta quello che lui aveva, come aveva recitato questi testi, no? Lui era tutto da verificare, da sentire. Beh, allora te lo ricorderai, io mi sono commosso. Non solo me lo ricordo. E ho tenuto, no, adesso poi te l'hai anche detto, io ho tenuto CD in macchina mia per non so quanti anni, in tutti i miei viaggi. Mi sentivo questi due doppio CD, e quando arrivavano quei tre o quattro brani che io sbrodolavo, e puntualmente anche la 200esima volta io mi emozionavo. Ha regalato a noi e al nostro pubblico un qualcosa di veramente molto molto speciale, e ancora di più, perché lo sai benissimo, Christian, lo sai benissimo, tu hai dato, grazie alla tua voce, un peso ai testi e alle parole, un peso straordinario, capito? Molto molto di più del canto, no? Perché recitato tu hai veramente dato un valore vero, no? Poi a quelle poesie. E io non posso che ringraziarti. E su Canale Pu ci sono, non in maniera intera, sono frammenti di, appunto, testi che si legano a frammenti di musica, e credo sia un, cioè, per non fare la solita radio che mette, no, H24 tutte le canzoni, lì ci sono queste, ogni tot arrivano questi momenti che sono molto emozionanti, quindi Christian ti ringrazio anche per questo, naturalmente. Sì, anche me ne hai fatti fare 200 e non abbiamo assolutamente finito. No. Io ho detto veramente, cioè, sono proprio tante le canzoni dei Pooh. Io non mi ricordavo il numero, ma ripeto, siamo arrivati al 200esimo e non è assolutamente finita, quindi ci sarà ancora molto da fare. Sì, sì. Io no, volevo dire due cose. Innanzitutto che davvero il fatto di essere la voce di questa radio che si chiama Canale Pooh mi dà grandissima soddisfazione, e più di tutti i grandi attori che ho avuto la fortuna e che ho la fortuna di doppiare. Lo dico sinceramente, grazie. Ma perché i Pooh fanno parte proprio della mia vita ragazzina, capito? Di quando appunto li inseguivamo nei concerti, appunto, dell'acquisto di questi dischi che poi consumavamo. Quindi per me, e che io credo veramente di essere, come ho detto una volta a Bergamo, un po' presuntuosamente, il fan che ce l'ha fatta. E la cosa che mi ricordo di quella mattina, appunto, a Lanciano, quando andai a portare questo lavoro, e un po' cinicamente ero contento che Robby stesse piangendo, perché lui, che mi aveva fatto emozionare per tutta la vita, finalmente si emozionava grazie a una cosa mia. E lì abbiamo scoperto che le emozioni si somigliano. Ecco perché io mi emozionavo con lui, perché abbiamo un modo di ricevere, certo, le emozioni, che è molto molto, certo, molto vicino. C'è una simbiosi emotiva, capito, che ci accomuna. E quindi perché tu sei un'anima bella, un'anima pulita, anche per questo, No, guarda, veramente è una bellissima sorpresa. Bene. Una bellissima sorpresa, Christian. E poi non finirà qui, Christian, non finirà qui. No, io spero che non finisca qui, perché è stato veramente un anno terribile, inutile che ce la raccontiamo, sì. Cioè, veramente, non è che serve Hiroshima per dire che l'anno è terribile, cioè, qui è successo veramente di tutto. Speriamo in un futuro migliore e di fare altre cose, perché Robby, noi siamo ancora vivi. Molto. E quindi noi dobbiamo ancora fare. Anche in memoria di quelli che ci hanno lasciato. Assolutamente, assolutamente. E il miglior modo
per ricordarli, no? E per commemorarli attraverso quello che loro ci hanno lasciato, cercare di far conoscere sempre di più e di fare questo, perché è, credo che sia Valerio che Stefano, è questo alla fine che vogliono, hanno lasciato veramente tanto, e questo non possiamo lasciare il capito non dimenticatoio, però non dargli la giusta importanza, perché sai quante cose io, quante cose scopro, quante frasi che l'avevo non l'avevo capito fino a non gli davo quella giusta importanza. Cantando molte volte dicevo, questa frase qui è la bellezza di questa frase, io che odio, figurati, ho cantati come, oppure gli ascolto, no? Per figurati, no, c'è veramente tanto da fare, anche perché noi abbiamo fatto talmente tanto, e come dicevi appunto Fabio, no, tanti brani nascosti, mezzi dimenticati, che meriterebbero invece di essere conosciuti. Adesso te ne faccio ascoltare uno. Intanto, Christian, grazie anche per quello che fai qui su RTR 99, Canzoni e Parole Fuori dal Coro. Un abbraccio. Buone feste a tutti, buon Natale e buon anno a tutti voi. Vi grazie, grazie. Grazie, okay. Caro, anche a te. Ciao. Ciao, Christian Jansante. Christian Jansante, la voce ufficiale della radio. Roby, allora parlavamo di quelle canzoni lì, quelle un po' nascoste. Allora, io ho una fissa, ed è questa qui, mi devi assecondare per un attimo e devi ascoltare. La conosco molto bene. Un po' migliore. Sì. Guarda, mentre passava, proprio ieri, ti giuro, mio figlio Roberto, che è veramente un appassionato di musica, ma appassionato di musica nel senso totale. Lo vedo su Facebook, lo vedo. Lui, esatto. Perché lui, cioè, ascolta anche la musica, anche Beethoven piuttosto che Mozart, poi passa da Mozart al gruppo, alla band metal, piuttosto, cioè lui ascolta veramente tutto, ed è vero che ha un gusto musicale straordinario. Lui mi dice: papà, vieni, lui ha un impianto vinile veramente che è spettacolare di poco. Mi dice: guarda, papà, vieni giù, che lui abita sotto di me, sì, che ti faccio sentire, perché sono riuscito a trovare l'album Alessandra che uscì in Giappone. Ma vieni a sentire come si sente e la bellezza di questa cosa. E mi mise su come primo brano L'età difficile. La nostra... Ma ci giuro che sono rimasto stupefatto per l'orchestrazione, i suoni. Allora, il CD, che è tutto bello, compresso, sì, no, potente, sì, però non ha dinamica. Sì, sì. Non sì. ha dinamica. Mi sono veramente, ieri ho avuto mi si è aperta l'anima, perché ho detto: ma cavoli, la profondità, la dinamica dei suoni, l'orchestrazione di Monaldi, che è stato il più grande, e ha lavorato con noi quegli anni, sono gli anni di Giancarlo Lucariello, che con lui abbiamo fatto da opera prima a forse ancora poesia, sì. E questi album con l'orchestrazione, credimi, per me è stata una riscoperta fantastica. Questa, senti Roby. Senti. Eccola qua, mamma. Questa dal vivo, forse all'epoca? Sì, noi credo, l'abbiamo fatto questo brano lo facemmo, credo, non ne sono certo, nella prima tournée che Pooh fecero con un'orchestra, un organico, diciamo, non sinfonico, però un organico importante, facciamo 5 concerti, e all'epoca presentammo proprio in quell'occasione l'album Alessandra.
E credo che in quel tour si faceva anche questo brano, e se non l'abbiamo fatto, devo dire che abbiamo, non abbiamo fatto una buona scelta, e questo avrebbe meritato di essere nel repertorio. Senti Roby, amicizie, storie, no? E è un po' da qui l'idea anche del romanzo che è arrivato. Io ero veramente da tanto tempo che avrei voluto scrivere di musica, di quanto può essere la migliore medicina della vostra vita, soprattutto in certi momenti, no? Però mi sembrava un po' presuntuoso, e stavo cercando qualcosa, un input, un'idea, un complice, e ho trovato una complice, questa Katie, che lei, dopo il concerto di, a proposito del famoso 30 settembre, l'ultimo 8 settembre concerto, che entrai in camerino ed ero completamente svuotato. Se tu mi avessi chiesto: ma tu chi sei? Come ti chiami? Io non probabilmente ti avrei risposto: dimmelo tu, perché io non so dove sono. Perché era stato come hai detto sul palco, un pugno nello stomaco fortissimo. Sì, ma molto di più, completamente svuotato, completamente non so come dire, svuotato di tutto, perché fu veramente per me, credo per tutti, noi sul palco, anche giù dal palco, come si diceva all'inizio di questa chiacchierata, è molto molto doloroso, no? E accesi il telefono e c'erano tutta una serie di messaggi, figurati, di gente. Poi fra l'altro lo stesso concetto veniva proiettato in 400 cinema, figurati, no? Mi scrivevano tutte le parti, e a un certo punto c'era questo messaggio che diceva: beh, questa sera io c'ero, che è tutto finito, anche nella mia vita in parte con voi, insomma, è finita, e io ti ho raccontato un po' della mia vita, e di quanto la vostra musica mi abbia salvato, e chissà mai se tu la vorrai raccontare un giorno questa mia storia, e ti ricordi di me. E si chiama Katie. Io sì, certo che mi ricordo, perché lei da fan, che avevo incontrato negli anni alcune volte, mi aveva raccontato un po' della sua vita, e la cosa che mi rimase molto impresso è che lei scoprì piccola Katie, che aveva 16 anni, esattamente come piccola Katie, sì. la nostra Katie, e da lì lei si è innamorato talmente tanto di questo brano, e da lì non ha mai più abbandonato la nostra storia, la nostra musica, al punto che i nostri brani e le esperienze, sono parecchi di questi nostri brani, uno spaccato di vita vera e propria, e questi brani sono veramente uno specchio esatto delle esperienze della sua vita, di quel momento, no? Come può capitare tutto, sarà capitato anche a te, quante volte avrei detto: beh, quel brano lì parla di me, no? Parla della mia storia. Assolutamente. E lei ha vissuto talmente simbiosi con la nostra storia, che la nostra musica gli ha salvato veramente la vita. Che bello. Nel vero senso della parola. Allora, in questo modo, tornando a Bomba, raccontando la sua storia, la sua vita, mi ha dato la possibilità, a me, di raccontare, di scrivere quanto può essere, come si diceva prima, importante la vita, la musica nella nostra vita. Questo è. E devo dire che chi ha già letto questo libro ne ha alla fine veramente la profonda consapevolezza di quanto, della potenza della musica, di questa magica energia, no? che ti travolge, che ti avvolge, che ti emoziona, che ti fa sognare, che ti porta via, che cioè ti fa staccare la spina, no? In certi momenti. Tutto questo grazie alla musica. E così ho potuto realizzare quello che era il mio desiderio da parecchio tempo. Certo.
Beh, allora questo romanzo compratelo, prendetelo, perché ne vale la pena veramente. Poi tra l'altro sai che c'è una persona che tu conosci, una fan, che però è una bella persona, Cinzia Bannò, che ha scritto anche un libro con tutti i titoli delle canzoni, però per parlare della sua vita, quindi vedi che tutto quello che dici poi torna nella vita delle persone. Ecco. Infatti Cinzia, che è un'amica, ha avuto lei una seria difficoltà nella sua vita a livello proprio di fisico, una di quelle malattie che spesso e volentieri non perdonano. Sì. Invece miracolosamente la vita l'ha salvata, anche perché è veramente una bellissima persona in tutti i sensi. E allora le cose importanti, come dico sempre io, vanno comunque scritte, perché non si devono assolutamente dimenticare. Certo. Ho fatto questo libro, che però è un libro dove possiamo capire tante cose, e soprattutto capire quanto possono essere importanti, no? Certe cose che noi invece vediamo purtroppo per scontato, e invece di scontato non c'è nulla nella vita. Allora quel pubblico, Robby, che guarda, siamo a oltre 950 messaggi WhatsApp, però te ne leggo giusto al volo. No, per dare un simbolo e un segno, perché sembra che sennò noi parliamo e non vediamo, ma certo, siete tutti, ringrazio. Allora dunque ti ho ascoltato a un concerto a Nettuno, Marcello da Lavinio, un carissimo abbraccio a tutti voi, Antonio da Basilea, quindi un augurio di Natale. Fantastico. Tiziana 71 da Latina. Robby, io e mio marito abbiamo visto il primo vostro concerto da fidanzati a Cisterna di Latina nel 99, quando uscì Un posto felice. Poi buon Natale da Domenico, da Anzio. Buon Natale da Bergamo. Domenico da Anzio. No, Domenico. Bellissima questa diretta, grazie Robby. Poi che belle le parole di Stefano nelle ultime canzoni che ha scritto. Robby, sei una persona piena di umanità, io vi amo tutti fin dalla mia gioventù, vi ho sempre seguito. Ho pianto, ho riso con voi e ho pianto per la tua città e ho pianto tanto per Stefano. Continua in suo onore. Robby, grazie di esistere. Insomma, siete tantissimi. Grazie a tutti, grazie a tutti, auguri a tutti, veramente di vero cuore. Ecco, anche le parole, la musica, i numeri, abbracci, la storia dei Pua, indimenticabile questo. Bene, questo, no, quello che io dicevo sul palco e tu ne hai fatto, voglio ripetere, perché è una cosa veramente bella, a proposito della tua generosità, della tua amicizia, della tua carineria, che durante il concerto, alla fine, io dicevo sempre che noi Pooh ci auguriamo che la nostra storia, la nostra musica possa continuare al di là di noi. E tu questa frase l'hai presa sul serio e hai fatto proprio una radio, un canale dedicato alla nostra musica. Perché 99 canale Pooh. Bravissimo. È magnifico, è fantastico. Perché quelle volevo che non fossero le ultime parole. A proposito di ultime parole, è un attimo questa qui. Inseguivi le tue fantasie. Accomunare in questa canzone sia Valerio che Stefano. Stefano, questo testo l'hai dedicato a Valerio. Sì. E inconsapevolmente l'ha scritto anche per lui. Sì. Questa è la cosa che è incredibile, è veramente incredibile, credeva lui, e lui me lo lesse al telefono, abbiamo pianto entrambi leggendomi questo testo, e ora questo testo veramente è ascoltarlo, è incredibile, perché lui non sapeva che una delle tante cose inspiegabili, o forse sì, non so che dire. Però è così, lui ha consapevolmente, perché è stato così anche per lui, anzi peggio per lui, veramente non ha potuto dire l'ultima parola, mentre invece Valerio sì,
perché c'era la moglie e la figlia quando se n'è andato. È incredibile, e questa è la vita che ci mette di fronte veramente dei passaggi inaccettabili umanamente, no? Perché noi pensiamo, possiamo pensare solo al limite quando non ci sarà, lo diciamo, quando ci saranno i nostri genitori, e questo è, no, la famosa ruota della vita, ci sta ed è così. Ma tu non lo dici mai per un tuo amico, per un tuo coetaneo, con una persona che gli vuoi bene, che non lo diresti mai, non lo penseresti mai. E quando accade non sei mai pronto, non puoi accettare, è inaccettabile. Roby, oggi volevi aggiungere qualcosa, sì, per carità. No, dico, poi va bene, poi ci sono dei rapporti talmente vivi, talmente forti, talmente che fanno parte della tua vita nel modo così incredibile, per tutta una serie di cose. È chiaro che diventa ancora più pesante e più inaccettabile, questo è. Questo è. Perché mentalmente non è vero, non è così. Non è possibile, lo so. Voglio però chiudere col sorriso questo nostro incontro, certo, perché Stefano vorrebbe così. Allora, 2 anni fa, Natale di 2 anni fa, l'ho raccontato sui miei social stamattina ed è questo. Allora, io avevo messo in ufficio una di quelle fontanelle, ho messo la fotografia sui social perché sennò non si capiva, no? Sai quelle un po' dove l'acqua scorre a cascatina, però non è una cascata vera e propria, cioè tu l'acqua quasi non la vedi però la senti. Mi prendevano in giro qui in radio, basta, ma che io sono un po' maniaco, mi piacciono le fontane, il rumore dell'acqua. Fabio, togli quella roba, ma quanto è brutta, ma è una cosa kitsch, ma è una cosa... Dopo qualche giorno arrivò Stefano e dovevamo fare una delle nostre dirette di Natale. Arrivò e dico: senti Stefano, guarda, ti piace? Chiesi anche a lui, dico: ti piace questa fontana? Vedi l'acqua scorre. Lui la guardò e mi guardò, no? Si avvicinò e fa: il rumore, dice, sembra quello dell'autogrill, e si mise davanti a questa fontana mimando il gesto di fare la pipì. Da quel il giorno dopo io tolsi quella fontana dalla radio. Capito? Roby, senti, questo, che fai con la tua bella famiglia a Natale? State insieme? Vabbè, una cosa non posso purtroppo, come al solito facciamo, perché noi abbiamo i compleanni e avendo 5 figlie e 6 nipoti, cazzo, 15 giorni c'è un compleanno, certo. No, 20 giorni, no. E quindi comunque festeggiamo alcune volte, magari un paio di compleanni insieme che sono vicini, e poi questo da sempre storicamente, vabbè, insomma, la cena di Natale o il 24 o il 23 o 25, insomma, l'abbiamo sempre in qualche modo santificata, l'abbiamo sempre rispettata. Quest'anno purtroppo non è così, anche per fatto di assembramenti che non permettono, certo. Per cui avrò 2 dei 6 nipoti, mia figlia, marito, con Roberto, mio figlio, la sua compagna, e niente, pranzeremo lì e poi stapperemo la bottiglia di acqua minerale gassata, e taglieremo non il panettone ma il pane via Skype con gli altri figli, e festeggeremo così. E meno male, in qualche modo la tecnologia, almeno quella, ci aiuta. A sentirci un attimo, un filino più vicini. Ci aiuta a non renderci invisibili, a non rendere le persone invisibili. Esatto. E allora il tuo nuovo CD da prendere, ne vale la pena, è bellissimo, il romanzo, il libro, c'è anche questa collection dei Pooh, e insomma, comunque. E poi questo, il mio progetto musicale, che devo dire, Fabio, che mi rappresenta veramente molto, perché c'è il mio passato, sì, di compositori, dove
sono 2 ore di live che ho fortunatamente registrato l'anno scorso durante il mio tour, inseguendo la mia musica. Sì. E poi però c'è anche il presente, perché c'è Rinascerò, Rinascerai e altri 4 inediti. Benissimo. E devo dire che mi sento veramente molto molto rappresentato. Poi questo libro che racconto la vita di questa straordinaria donna coraggiosa, fantastica, che è appunto Katie, e Katie per sempre, il titolo del libro, che però parlo di musica, parlo di, sì, mi ha dato, come dicevo prima, la possibilità veramente di approfondire un po' che cos'è questa magia della musica, o meglio ancora che cos'è la potenza, no, che può avere la musica nella nostra vita. Per cui sono 2 progetti simili che si no, che vanno comunque insieme e che mi rappresentano quello che oggi io sono, come uomo, come compositore, o perlomeno quello che vorrei essere. Certo, certo, no? Certo, certo. Questo è. Io ti ringrazio di questo regalo. Grazie. Di Natale. Perché grazie, oggi grazie, è una vigilia con te bellissima. Spazio, provi a fare un pensiero. Sì. No, perché poi alla fine così finiamo con questa voglia di sperare, no? Allora, mi piacerebbe tanto, adesso fra un mese, un anno, 2 anni, 3 anni, che i nostri figli, i nostri nipoti potessero raccontare, no, che nel 2020 ci fu un'epidemia, che morirono tante persone, che portò tanto 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 dolore fino a Natale. Poi arrivò il Natale, no, alla fine dell'anno. Sì. E dopo il Natale, miracolosamente, tutti ritornarono alle cose di prima, al proprio lavoro, ai propri interessi, alla propria vita, no? E tutto tornò dopo Natale, miracolosamente, tornò la vita di sempre, la vita che tutti stavano aspettando, che tutti avrebbero voluto. È accaduto dopo Natale, cioè questo Natale che determini il prima e il dopo. Mi piacerebbe tanto raccontarlo così. Bellissimo, non c'è altro da aggiungere se non dirti rimani un attimo in linea, che ci salutiamo in privato, ringraziare, certo, i tanti che ci hanno mandato messaggi. Grazie, grazie, grazie. Auguri Roby di buon Natale, con questa Natale bella speranza, e quindi Rinascerò, Rinascerai.